Commercio, tema importante sul quale spesso si è fatta polemica sempre strumentale, lo sappiamo bene, ora siamo abituati e lo sanno bene l'assessore Di Biase e il consigliere Gabrielli, insomma, che tutti i giorni lavorano alacremente su questo settore. La Giunta ha approvato ben due progetti. Quando vi dico che rispondiamo a tutti i bandi, rispondiamo a tutti i bandi veramente. C'è stato il bando regionale sui terreni di impresa, noi abbiamo presentato due progetti. Uno con l'obiettivo di creare reti di impresa per l'arredo urbano che identifichi la città, sulle questioni del razionalismo, a cui hanno aderito 80 commercianti, e una che è una rete di filiera incentrata sull'efficientamento energetico delle scuole comunali, alla quale hanno aderito 34 attività, quindi 80 più 34, immaginate quante imprese e quanti negozi hanno aderito e partecipano a questi due bandi. Tra l'altro è stato avviato l'iter amministrativo per la ridefinizione del mercato settimanale, una ridefinizione che vedrà lo spostamento della zona di Via Berni di alcuni posteggi che ora sono inseriti nella vecchia zona. Si libererà finalmente Via dell'Industria il martedì, garantendo la sicurezza di questo quartiere. Si alleggerirà la parte vecchia della città dalla presenza ingombrante di un mercato troppo pesantemente presente su quella zona, che non garantiva più i minimi standard di sicurezza anche segnalati dai vigili del fuoco. E l'obiettivo è la realizzazione di due mercati settimanali del martedì da circa 80 posti ognuno, entrambi alimentari e non alimentari, che ridefinendo così la zona vecchia, andando anche in conferenza dei servizi di regione, vedono la nuova zona nella zona di Via Berni. Questo io credo che insieme all'avvio amministrativo dell'iter per la consulta del commercio, che sia un altro strumento importante di partecipazione, sia un motivo di grande soddisfazione. Immaginate qual è il problema del mercato del martedì. Il problema del mercato del martedì è mancanza di sicurezza, e con questo provvedimento si risolve. Mancanza di accessibilità e di parcheggi, e con questo provvedimento si risolve. Mancanza sostenibilità del traffico, e con questo provvedimento si risolve. In uno dei quartieri più popolosi della città, come San Bruno, dove abitano 8.000 persone circa, ci sarà un mercato completo di tutto, alimentare e non alimentare, che avrà a disposizione anche ampie zone di parcheggio, perché in quel quartiere ci sono ampie zone di parcheggio, e che consentirà a metà della città di non prendere più la macchina per venire giù ad intasare Corso Garibaldi, Piazzale Matteotti e Via Carpenedano. Le scelte vanno fatte, eh? Girarsi dall'altra parte non serve. Fanno ordinanza sindacale per spostare 30 commercianti a Via Berni e lasciarli morire là sopra, che in qualche anno da 30 sono diventati 18, è una stupidata tremenda, significa ammazzare i commercianti e basta. Smart City è quello che dicevo prima. La scommessa del 2017 è che 3.500 punti luce, tutti i lampioni di Colleferro, vengano trasformati a LED senza ulteriori costi per la collettività. È una scommessa che vinceremo questa, ne riparliamo a dicembre. L'installazione dei parcometri con la possibilità di pagare con banconote, app e carta di credito, la sicurezza cittadina con l'installazione di 30 telecamere nei punti critici della città e l'installazione delle 5 fototrappole per i rifiuti che già sono arrivate e saranno presto messe in funzione. Questa è una scommessa che vinciamo veramente, eh? Io ve lo prometto. Prima che finisce il 2017, parcometri e lampioni a LED tutti. Così finisce pure questa storia per i campiganti che fa il portoggio di moneta di quartiere, sta fulminando di qua, sta fulminando di là, così non si fulmina più. Va bene? Oh.